Questa sera non c'è Francesco Polantoni, però, però la signora Coriandoli... Cos'è successo? Non lo so. La signora Coriandoli però ha detto che non si sente sola, che mi ha chiesto, quando ha saputo che non c'era Francesco, mi ha detto, posso invitare una persona? E io ho detto sì. No, volevo dire, non è che ha problemi con la giustizia. Non lo so, non lo so. No, senza volere. No, speriamo di no. Speriamo di no, signora. Si è trovato in... Non lo so, non lo so, le circostanze sono molteplici. Ecco. Vabbè, però lei chi, non ho, mi può dire chi ha invitato? Metto una persona. Sì, però prima devo spiegare. Allora, andiamo. Devo spiegare. Sì. Allora, noi siamo andati, mio marito... Quando era vivo. Chi? Quando mio marito era vivo. Sì, quale marito? Sì, no, lei ha avuto uno solo. Siete andati? Siamo andati al santuario di Pompei. Una bella gita. Col parroco di Bagnacavallo, una gran bella gita. Sì. Al santuario di Pompei abbiamo visto, conosciuto una coppia proprio di Napoli originaria. Beh, una, sì, Pompei. Proprio perché tanti dicono che sono di Napoli. No, vabbè, ma Pompei è facile. Periferia e così. Ma no, detto, non cadiamo nei luoghi comuni. Ecco. Allora. Lei, una gran bella donna, Cira si chiama. Cira. Cira. E lui invece si chiama, ha tre nomi, si chiama Salvatore, Pasquale, Naro. E il terzo nome non mi viene perché dopo tre nomi io il secondo non mi so ricordo. Vabbè, Salvatore Pasquale. Salvatore Pasquale, un gran pezzo di ragazzo. Vabbè. E hanno sempre detto, veniamo su al nord, non abbiamo mai visto la neve. Adesso. Adesso. Luoghi comuni proprio. Vabbè. Vabbè, morale. Non abbiamo mai visto la neve, veniamo. Solo che lui, come molti napoletani, pigro, non voleva mai venire. Però è successo, pensi la fortuna. Cioè? Dopo tanti anni, lui si era fissato, perché lui aveva visto il Vesuvio col pennacchio, perché durante la guerra... Eh sì, ma della guerra, appunto. La seconda guerra mondiale, per un periodo sì, è venuto fuori il pennacchio. Il fumo, sì, il pennacchio di fumo. Il pennacchio bianco. Poi dopo non è più venuto fuori. Meno male. E lui fissato. Ma se io lo vado ad accendere, mi metto d'accordo. Ah, voleva accendere il Vesuvio. Con i pizzaioli, l'Unione Pizzaioli Napoletana. Loro hanno con la cartoleata. Sì, ho capito. E hanno organizzato. Sì. Lei non voleva andare. Perché... Però lui si era impuntato. Questo è successo qualche giorno fa. È successo una settimana fa. Pensi la fortuna. E sono andati su. 1200 metri, hanno scalato il Vesuvio. Sì. Lui si era portato tutto per accendere il Vesuvio. Ahia. I fiammiferi. Vabbè, controvento. Senza, andiamo, non andiamo nel dettaglio. Il controvento, le pigne, i legnetti. E soprattutto. Ma non è un caminetto il Vesuvio, cioè le pigne, cioè che accende il Vesuvio con le pigne. Ma si era impuntato. Vabbè, perché i pizzaioli sono capaci di accendere. Vabbè, tutto. Qualsiasi cosa. Vabbè, quindi. Lui era ex pizzaiolo. Però, E dopo anche la cartoleata. Vabbè, il segreto è la cartoleata. Non ho capito. Allora lei ha detto. Lui voleva buttare così, ha detto, ma no, dato che lo fai, fallo bene. La Cira, fallo bene. E allora dai, ma sei pigro, ma cosa si vuole? Sporgiti un po' dentro. Un po'. Certo. E con la mano gli teneva sta mano. Gli teneva cioè, lei teneva il marito per mano. Lei ha detto, dai che ti tengo per la mano. Adesso le devo dire, prima lui ha questo arto offeso aveva. Però gliel'avevano fatto di legno proprio un artigiano e la, anche di palissandro. Eh sì, ho capito. No, risultava bene anche come... Quindi è rimasta la mano in mano. È rimasta la mano. E lui... Lui ha sentito... Ma sarà andato a accendere. E ha chiamato i soccorsi. Ascolti, allora, iniziava la puntata di Un posto al sole. Lui ormai si era fissato con Vesuvio. Non si sa più niente, però la fortuna ha voluto che
Lei è riuscita a vedere tutta la puntata che aveva perso l'aggiornamento di Un posto al sole. E poi? E poi dopo si è liberata, mi ha chiamato subito, ha detto guarda che posso venire perché adesso posso venire. Sono subito. Libera, la chiami? Signora Cira. Signora Cira. Ecco. La signora Cira, buonasera. Buonasera. Siamo qua, siamo qua. No, no, non si sbracci, vado a prenderla io. No, non si sbracci. Non si sbracci, signora Cira. Buonasera, mi chiamo Fabio, piacere. Ma io mi sento. Ah, ci sei? Sì. Mamma mia. No, che emozione. Venga a sedersi, signora Cira, venga. No, ma no, ma non è mai uscita da Napoli, vi qua, siamo. Ma guardi che c'è alto, siete alto. Sono alto, sì, grazie. Accomodatevi, perché... Buonasera. Accomodatevi. È la prima volta in televisione. Lo credo, lo credo. Si accomodi qua. Si accomodi, signora Cira. No. Signor Malgioglio, ha visto? Sì, Cristiano. Complimenti per la canzone. Mi dispiace per il suo marito. Mi dispiace per suo marito. Un po' dispiace. Un po' dispiace. Però dovevo morire io? No, certo. No, no, si accomodi. Si accomodi. Allora, come si trova? Cosa? Non c'è bisogno che nel parla. Nel nord. Si è fissato, parla come se io non capisco. Non ho capito la domanda. Come si trova? Ma è sorda. Ma perché mima? Bene, ma che mima? Bene. Ma perché continua a parlare così? Ci sento. Per farla sentire a suo agio. No, ho capito. Vabbè, lei viene proprio da Napoli, è arrivata? Sì, sì. Ha per caso sentito a letto di questi giorni se un sedicente attore napoletano, ecco. Francesco Polantonio, non so se l'ha mai sentito. Come no? Ecco, ha avuto problemi. Io li seguo tutte le sere. Ha avuto problemi con la giustizia, perché oggi non è potuto venire. No, giustizia. C'è sta voce. No, è senza voce. No, c'è sta voce che ha avuto. C'è una voce che ha avuto. Che ha avuto problemi con la giustizia. È no, una voce. No, è senza voce lui. No, c'è la voce. Ah, c'è la voce. C'è la voce. No, è senza voce, lui non c'ha la voce. Ah, non c'ha la voce, va bene. Ha visto? Sono veri, sono veri. Veramente vi sposate voi? Io? Sì, lui si sposa, sì. E non venite a Napoli a sposare. A Napoli si fanno i matrimoni in 3D. Cioè? Che vuol dire in 3D? In 3D, venerdì, sabato e domenica. Ah, in 3D, tre giorni.